Grazie Eccellenza, ringrazio i colleghi e ringrazio anche il collega che mi ha preceduto per questa panoramica sul programma di governo. Io vorrei partire da una breve analisi rispetto a dove proveniamo, perché questo governo è di fatto il frutto della legge elettorale nata dal referendum che, lo abbiamo detto, seppur non perfetta, però oggi ci restituisce effettivamente la configurazione del Consiglio Grande Generale che rispecchia pienamente il voto dei cittadini, e la stessa cosa varrà appunto per l'esecutivo, e questo credo che sia un elemento determinante proprio per creare quella base di rappresentanza che è fondamentale nel riuscire a portare avanti interventi che devono necessariamente assumere le caratteristiche di interventi di sistema. Ecco, dall'applicazione della legge elettorale è nato un accordo di governo tra diverse forze politiche, conseguente proprio al peso elettorale ottenuto da ciascuna forza con le elezioni, in termini proprio di rappresentatività. E come fanno a governare insieme forze politiche anche diverse? Dall'accordo di governo che è nato proprio sulla base di un confronto, il confronto in primis su quelli che sono gli equilibri, i temi e gli obiettivi, e poi un confronto sulle regole di ingaggio per riuscire a raggiungerli, questi obiettivi. E gli obiettivi sono quelli indicati dal programma del governo, mentre le regole di ingaggio sono quelle indicate dal metodo di governo. Per il programma di governo si è partiti dal programma del gruppo maggiormente rappresentativo, cioè quello che la gente ha votato di più, la Democrazia Cristiana, per poi trovare linee comuni, allineamenti con tutte le forze politiche, proprio per raggiungere un risultato che fosse soddisfacente per tutti quanti. E questo è importante perché rappresenta già un esercizio di confronto rispetto a quello ben più ampio che sarà la base del nuovo metodo di governo. La governabilità è data anche dalle regole di ingaggio, il cosiddetto appunto metodo, che ad esempio deve evitare l'utilizzo improprio della decretazione, dove purtroppo modifica e disperde le fonti normative e lede il ruolo del Consiglio Grande Generale, che deve tornare al proprio potere legislativo, così come il Congresso deve impegnare minore energia in quelle deliberazioni che possono essere invece poste in capo all'amministrazione pubblica, per potersi dedicare di più alla politica della consultazione preventiva e della concertazione. L'accordo di governo si sviluppa a partire dalla consapevolezza della situazione complessa in cui versa il Paese, una consapevolezza che però non può e non deve diventare pretesto per non intervenire, e nemmeno un pretesto per interventi non calibrati nella loro applicazione e negli impatti. Non solo serve fare, ma occorre fare bene. E gli interventi, a partire da quelli legislativi fino ai processi dell'amministrazione pubblica, non devono mirare alla quantità, ma dovranno mirare alla qualità, alla chiarezza e all'efficacia nell'applicazione. In questo senso sarà fondamentale avviare sin da subito un confronto continuo sui temi con le forze sociali, le forze di categoria, ma anche coinvolgendo tutte quelle commissioni ed organismi che sono tenuti ad esprimere pareri sulla conformità delle leggi a principi che devono essere trasversali all'operato di tutte le segreterie, come quelli dell'equità, dell'ecosostenibilità, delle pari opportunità. Le istituzioni del Paese che governano le interazioni economiche e sociali devono garantire alcuni requisiti fondamentali: la garanzia di un ambiente che opera nella legalità e trasparenza, un sistema giudiziario efficiente, la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento della qualità della legislazione, l'ascolto delle rappresentanze economiche e sociali, il ripristino della fiducia e del senso di comunità. Queste sono precondizioni indispensabili per garantire il successo di ogni intervento. Ecco, ho già accennato al ruolo delle istituzioni e delle sue appunto prerogative. La pubblica amministrazione è stata via via considerata sempre di più purtroppo come un insieme di regole troppo rigide, un mondo ingessato, a volte complesso. Abbiamo esempi anche recenti come quello sollevato appunto anche dal Comma Comunicazioni. Perché chi intende considerare la pubblica amministrazione in questo modo, cioè come un peso o come un fastidio, intende bypassare la pubblica amministrazione pur di muoversi autonomamente, perché è più facile non dover sottostare a regole e controlli piuttosto che rendere efficiente la macchina pubblica. Come segnalato anche nella relazione della finanza pubblica,
Questo però comporta anche l'abbandono dei presidi di controllo necessari della pubblica amministrazione, presidi fondamentali proprio nell'utilizzo delle risorse pubbliche in termini di programmazione, di economicità e di efficienza. E dove non c'è un controllo e non c'è una pianificazione delle spese, c'è di solito un peggioramento della qualità del servizio, se non addirittura un problema di conformità delle spese rispetto all'interesse pubblico. Questo dimostra che il muoversi al di fuori delle regole dei controlli della pubblica amministrazione non sia di per sé una garanzia di un miglior utilizzo delle risorse, anzi, e non possiamo permetterci più questo. E allora cosa dobbiamo fare? Il prezioso ruolo di presidio che la pubblica amministrazione svolge in favore dello Stato e del cittadino deve allinearsi alla semplificazione delle procedure, alla flessibilità necessaria per rispondere alle numerose sfide sociali ed economiche e per adattarsi ai cambiamenti che troppo spesso sono radicali, con l'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti e dei responsabili nel raggiungimento di obiettivi strategici. L'efficacia e la semplificazione sono necessarie affinché la macchina pubblica possa essere considerata un punto di riferimento per i servizi ai cittadini e alle imprese, un alleato nelle sfide che il Paese deve affrontare verso la certezza del diritto, verso il riposizionamento e il rilancio del nostro Paese, che deve essere capace di muoversi con dinamismo necessario proprio per adattarsi ai contesti che mutano, ma anche per non offrire più pretesti a chi intende eludere regole e controlli. Spesso la pubblica amministrazione viene associata alla parola esubero e ai tagli al personale. Beh, si fa presto a dire tagli, ma la pubblica amministrazione non è un'azienda e gestire la pubblica amministrazione non è come gestire un'impresa, in cui magari basta tagliare i costi con obiettivi di bilancio pur di far quadrare i conti. La pubblica amministrazione si deve preoccupare anche dell'esito che hanno eventuali licenziamenti o tagli ai servizi, ad esempio in termini di ammortizzatori sociali o in termini ad esempio di maggiori costi nell'affrontare le emergenze. Dicevamo che occorre valutare gli impatti degli interventi, quindi non possiamo permetterci effetti negativi sulla capacità di spesa delle famiglie, in un contesto economico in cui invece i consumi interni sono determinanti per il rilancio e anzi vanno trovate misure proprio per aumentare il potere di acquisto dei nostri cittadini. Ecco, quindi dobbiamo individuare le aree in cui si può intervenire per ridurre la spesa, ma senza perdere quel ruolo che la pubblica amministrazione ha nella tutela dello Stato sociale e nella garanzia dei presidi di controllo. E questo non significa non poter aprire ragionamenti in maniera coordinata e concertata di possibili interventi di natura privatistica nella pubblica amministrazione, per fare in modo che quello che abbiamo, e le potenzialità ci sono e sono tante, possa lavorare al meglio. Si possono trovare le modalità, ad esempio, per garantire un migliore servizio ai cittadini e alle imprese in termini di armonizzazione degli orari degli uffici a contatto con il pubblico, specialmente proprio per quelle realtà che offrono servizi a cittadini e imprese. Chiaramente nel rispetto della contrattualistica e della concertazione, come sarà importante impostare un sistema maggiormente meritocratico e che ragioni meno sugli avanzamenti automatici e più sul raggiungimento di risultati strategici, estendendo anche la responsabilità sui comportamenti e la professionalità dei dipendenti. La possibilità di incidere sulla spesa corrente, evitando quindi i tagli e incidendo invece sugli sprechi e sull'ottimizzazione dei servizi, c'è. E questa passa ad esempio dalla scelta di finanziare interventi rilevanti, dovendo invece rinunciare a quella miriade di azioni magari simboliche, forse più importanti sul piano del segnale politico o finalizzate proprio alla costruzione del consenso. Credo che non possiamo più permetterci di finanziare interventi che non sono invece fondamentali per il raggiungimento di obiettivi strategici, come non possiamo più permetterci di costruire il bilancio dello Stato sulla base delle strutture amministrative esistenti, piuttosto che invece finalizzare le risorse verso le priorità che hanno i cittadini e le imprese e verso obiettivi di ammodernamento, di maggiore autonomia e responsabilità, efficienza, rigore e ovviamente digitalizzazione. Per questo il programma di governo si concentra non sulla spending review,
intesa come tagli, ma sugli obiettivi da focalizzare. Significa finalizzare il processo a un obiettivo, rendendo quindi la soddisfazione del cittadino e delle imprese tra i principali criteri di riorientamento del servizio. I processi quindi devono diventare alleati del risultato, non suoi antagonisti, e il Paese deve uscire dalla morsa dell'avvitamento burocratico che rende ogni processo antieconomico e inutile, per liberare i funzionari pubblici dai vincoli amministrativi che non consentono loro di svolgere le proprie funzioni e liberare quindi le risorse e le potenzialità che ora più che mai vanno messe a frutto. E su questo servirà l'impegno di tutti, dei cittadini perché diano fiducia alle strutture pubbliche, dei responsabili, dei dirigenti affinché siano garanti del percorso di progressiva ottimizzazione dei servizi, del raggiungimento dei risultati sulla base di obiettivi misurabili, verso l'eliminazione della burocrazia, dei fenomeni di scarsa efficienza e di mancato rispetto dei doveri, verso la meritocrazia e la motivazione del lavoratore pubblico, dei funzionari, affinché si qualifichi l'offerta a cittadini e imprese, così come nel percorso di una maggiore innovazione e digitalizzazione, ma anche dei sindacati e delle associazioni di categoria con i quali occorre instaurare un rapporto franco sin da subito per trovare soluzioni di sistema, delle giunte di Castello per l'impegno a un rinnovato senso di partecipazione civica alla vita dei castelli, ma della comunità tutta, delle forze di polizia, dando finalmente ascolto alle loro esigenze operative, liberandoli dall'eccesso di mansioni amministrative per dedicarsi alla sicurezza sul territorio in tutte le sue numerose sfaccettature, dalla prevenzione degli attacchi, degli atti criminali alla tutela del lavoro, dalle materie tributarie a quelle ambientali, sempre nell'ottica di una necessaria riorganizzazione generale dei corpi che sappia garantire un utile coordinamento funzionale tra di loro. L'obiettivo quindi è quello di mettere in sicurezza il Paese, fornirgli tutti quegli elementi di stabilità necessari per ricostruire la fiducia dentro e fuori i nostri confini, la fiducia tra le istituzioni, una fiducia cioè reciproca tra i poteri dello Stato e con la pubblica amministrazione, che deve tornare a avere anche fiducia in se stessa e nelle proprie potenzialità, la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, la fiducia degli investitori verso il nostro Paese e la fiducia degli organismi e interlocutori internazionali e non, tutti quelli che si interfacciano con noi, a partire dalla Repubblica Italiana. In ultimo ci terrei a fare un ringraziamento al mio predecessore Guerino Zanotti per la piena disponibilità che ha dimostrato per il passaggio delle consegne e che ci permetterà di avviare da subito un lavoro che possa partire appunto dalle priorità. Grazie.